Allora, ciao, io sono Ilaria e stavo pensando in questo inizio settimana che non c'è momento migliore per cercare di essere un po' epicurei. Questo perché? Perché siamo in un momento in cui è importante innanzitutto che cerchiamo di non lasciarci governare dalla paura. Dobbiamo cercare di essere razionali, anche se appunto è importante che siamo prudenti e che manteniamo il più possibile al riparo dai rischi noi stessi e chi ci sta vicino, noi stessi e le persone a cui vogliamo bene. Però appunto nel farlo dobbiamo cercare di ragionare in un modo che non ci renda schiavi delle paure, perché altrimenti andiamo nel panico e non riusciamo più a combinare niente. Allora, ecco, mi veniva in mente Epicuro perché Epicuro è stato un filosofo che in un momento di grande crisi, di grandi cambiamenti, come è stato il periodo dell'ellenismo, a un certo punto ha capito che il modo per aiutare le persone a vivere, le persone che appunto vivevano questo momento di crisi e che andavano veramente in crisi, non siamo certo i primi della storia a vivere un momento difficile, no? Ecco, dice, lui capisce che il modo migliore perché le persone possano continuare a essere libere e possano sentirsi libere, possano scoprirsi libere e possano essere felici, perché per Epicuro la felicità è importante, importante e lui dice non è mai né troppo presto né troppo tardi per essere felici. Ecco, il modo migliore per poterlo essere è cercare di liberarsi dalle paure, la paura di morire, dalla paura del dolore, dalla paura di non poter raggiungere il piacere, dalla paura degli dèi. Insomma, da tutte quelle paure che ci tengono imprigionati, che tenevano imprigionati gli uomini di allora e ci tengono imprigionati anche adesso. E quello per farlo si inventa un ragionamento in quattro parti, il tetrafarmaco, che deve funzionare come una medicina per mettere a tacere le paure. E già questa mi sembra una cosa abbastanza importante, insomma, cercare di ragionare fuori dalla paura, una cosa che oggi dobbiamo cercare di fare. Un altro motivo per cui credo sia importante essere epicurei è che gli epicurei avevano una serie di meravigliosi, come dire, metodi per apprezzare la vita e per essere presenti alla vita nel modo più libero possibile, che possiamo riscoprire anche noi oggi. Uno di questi, per esempio, è il svegliarsi e fare un bell'elenco di tutti i mali che non abbiamo. Ora capirete che più uno è fortunato, più lungo sarà l'elenco, più tardi comincerà la giornata. In questi giorni, così un po' di quarantena, forse questo va anche bene. Altra cosa importante per gli epicurei, insomma, che gli epicurei ci possono insegnare, è cercare di distinguere fra i piaceri che ci sono necessari e quelli che sono semplicemente superflui. Ecco, oggi per esempio appunto sembra che succeda una tragedia se non possiamo uscire, andare a ballare, andare al bar, star fuori. No, non è una tragedia, non sono piaceri necessari quelli. I piaceri necessari sono quelli che ci servono per stare bene nell'immediato, quelli che ci servono per sostentarci, per avere un equilibrio mentale e fisico che è importante che manteniamo in questi giorni. L'altra cosa importante, fondamentale per gli epicurei e credo anche per noi, è l'amicizia. L'amicizia per tutti gli uomini è un sentimento di fratellanza che ci deve unire agli altri uomini e che dobbiamo riscoprire, possiamo riscoprire proprio in questa occasione, in cui è importante che riusciamo a riscoprirci solidali, a pensare anche agli altri, non soltanto a noi stessi, e appunto magari questi giorni un po' di isolamento, in cui però abbiamo anche tanti mezzi per stare in contatto, tanti mezzi anche virtuali, anche telematici, magari saranno l'occasione per avvicinarci un po' di più, un po' meglio agli altri. Insomma, io consiglierei a tutti di essere un po' epicurei.